Sono tanti i messaggi di cordoglio da parte di amici, parenti e semplici cittadini che alla notizia del decesso della piccola Sharon si sono stretti al dolore che ha colpito la famiglia Palmigiano. Due comunità distrutte dal dolore, quella di Ascea, dove attualmente la famiglia della piccola vive e ha un'attività, e quella di Montano Antilia, paese d'origine di Antonietta. La giovane mamma, che positiva al Covid, fu ricoverata prima al San Luca di Vallo della Lucania in condizioni critiche e poi fu trasferita a Napoli. Purtroppo la piccola è nata molto prematura e dopo giorni di lotta il suo piccolo cuore ha cessato di battere. Anche il primo cittadino di Montano Antilia, Luciano Trivelli, ha voluto formulare un messaggio di cordoglio e vicinanza alla famiglia Palmigiano. Da poco ho appreso la tristissima notizia che riguarda il decesso della piccola Sharon, questo è il nome che i genitori avevano stabilito per la loro piccola. Purtroppo da qualche ora il cuoricino della neonata ha cessato di battere presso un nosocomio partenopeo. È una notizia che ha gettato nello sconforto più totale, più assoluto, l'intera comunità montanese. La comunità montanese che dall'inizio si era stretta intorno alla famiglia della povera Antonietta e quindi di sua figlia. Del resto le condizioni della piccola non sono state mai soddisfacenti. Le condizioni cliniche generali sono apparse da subito gravissime. La comunità montanese è costernata in questo momento. A nome mio e a nome di tutta la comunità esprimo le più sentite condoglianze a tutta la famiglia dal profondo del cuore.